Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 7 dicembre 2021. Aggiornate le norme per l'ingresso in Scozia dall'estero, le nuove misure sono in vigore dal 7 dicembre. Nello specifico, il governo scozzese ha adottato un provvedimento con il quale l'obbligo di esibire un test prima della partenza viene esteso anche ai viaggiatori vaccinati. Inoltre, tale test deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Scozia e non può nei 3 giorni precedenti. Pertanto, sottolinea il Consolato Generale d'Italia Edimburgo, dalle ore 4 di martedì 7 dicembre tutti i viaggiatori che faranno ingresso in Scozia dall'estero, in aggiunta alle altre misure già in essere, dovranno esibire il risultato negativo di un test effettuato nelle 48 ore precedenti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.consedimburgo.esteri.it. Terminato lo stato di emergenza, è stato introdotto il divieto temporaneo di permanenza nella zona lungo il confine con la Bielorussia. Lo segnala i connazionali in Polonia l'ambasciata d'Italia a Varsavia. Il divieto, precisa la rappresentanza, rimane in vigore fino al 1 marzo 2022 con possibilità di essere prorogato e comporta limitazioni alla libera circolazione nella zona interessata e restrizioni alle normali libertà e diritti vigenti sul territorio polacco. Sono esclusi dalle limitazioni i residenti permanenti nelle aree di confine, le persone che vi conducono affari, coloro che svolgono un lavoro retribuito o che gestiscono aziende agricole, così come gli studenti e i loro docenti, i parenti stretti che si prendono cura di una persona residente nel territorio coperto dal divieto e le persone che attraversano il confine legalmente. Potranno inoltre entrare nella zona vietata quanti hanno bisogno di recarsi negli uffici della pubblica amministrazione o partecipano al culto religioso. Il divieto non si applicherà agli equipaggi delle ambulanze e di altri servizi di emergenza, così come alle persone trasportate nei relativi automezzi. Oltre a tali eccezioni, in casi giustificati, il comandante della Guardia di Frontiera, responsabile localmente, potrà permettere anche ad altre persone, compresi i giornalisti, di rimanere nell'area per un periodo di tempo circoscritto e a determinate condizioni. Rimane inoltre in vigore l'obbligo di portare sempre con sé un documento d'identità, così come il divieto di portare armi di qualsiasi tipo, anche se scariche. Si evidenzia che chiunque, senza averne il diritto, permanga nella zona a cui si applica il divieto, puntualizza l'ambasciata, è punibile con una pena detentiva o un'ammenda. Si invitano pertanto tutti i connazionali che dovessero risiedere o viaggiare nelle aree in questione ad attenersi al rispetto delle disposizioni emergenziali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ambvarsavia.esteri.it. Si informano i connazionali residenti nello stato del Connecticut che venerdì 21 gennaio 2022 sarà possibile presentare la richiesta del rilascio del passaporto presso il consolato onorario ad Hartford. Lo segnala il Consolato Generale d'Italia a New York, precisando che gli interessati potranno richiedere sin da ora l'appuntamento scrivendo a onorario.hartford@esteri.it. Nel caso non fosse possibile soddisfare tutte le richieste, sottolinea ancora la rappresentanza, verrà data priorità ai connazionali che motiveranno la difficoltà a recarsi presso il Consolato Generale di New York. La consegna del passaporto avverrà poi per posta prioritaria all'indirizzo indicato dagli utenti, che dovranno presentare il giorno dell'appuntamento tutta la documentazione necessaria. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.consnewyork.esteri.it. Indetta dall'Ambasciata d'Italia a Bogotà una procedura di selezione volta ad assumere 2 impiegati a contratto da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore consolare. I requisiti per candidarsi sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente, avere la residenza in Colombia da almeno 2 anni. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro la mezzanotte del 1 gennaio 2022. Dettagli e avviso completo sono disponibili sul sito www.mbbogotà.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.